c'è poi il motore, diciamo, dell'essere, che è il suo cuore, la sua anima, la sensibilità. Sì, la sensibilità simile a questi fiori delicatissimi, bellissimi, ma facilmente vulnerabili. Però la sensibilità serve perché tutti siano uno, sia un tutt'uno l'essere umano con gli altri, anche se ciò fa soffrire. Per il male che si riceve e per il male che gli altri si fanno da soli, sbagliando e fregandosene di quello che è il loro sbaglio, non capendo stupidamente che poi alla fine pagheranno tutto. Rinunciare alla sensibilità è come coprire il sole stesso con nuvole scure, impedire all'essere pulsante che risplende della sua luce di poter brillare perché non vuol vedere la sofferenza degli altri per proteggersi, no, quelle nuvole non ci sono in un essere umano perché esso anche quando soffre o soffrono brilla continuamente oltre quelle nuvole e allora risplende, risplende per poter esprimere ciò che è, simile a un cielo sempre sereno, l'essere umano ha la sensibilità di colui che è capace di ascoltare, capire, condividere, ecco, tutti i valori elencati nei video precedenti. Il supremo essere astrale si esprime proprio così attraverso di noi, con la sua sensibilità enorme, cercando di capire tutti i nostri sbagli. Ecco, una suprema civiltà superiore governata da un essere che forse aspetta che un giorno arriveremo anche noi a quel livello. L'insensibilità simile a quelle nuvole, la sensibilità è il cielo sereno. La sensibilità rende l'uomo un essere umano. Quante volte nei momenti più brutti ho desiderato di rinunciare ad essere ciò che sono, ma sarei finito ad assomigliare a quel piccione. Rinunciare a ciò che si è peggio che morire. Grazie, cielo, per non avermi fatto rinnegare ciò che sono, ciò in cui credo, nella speranza che un domani questo mondo sia veramente migliore.